Ha avuto il coraggio di esprimersi. Un medico che già in passato è stato messo sotto pressione perché usava rimedi naturali per curare le persone. Io ho visto, ho conosciuto dei suoi pazienti che sono stati curati o rispettivamente hanno avuto beneficio delle sue cure. Mi ricordo una giovane mamma ammalata di cancro che purtroppo non c'è più, ma lei riceveva molto sollievo dalle cure moderne. E sono stato presente, lui la trattava tra l'altro con l'olio di canapa, e lui è stato in prigione, Werner, per l'olio di canapa, e nei giornali sembrava che lui fosse uno che si fa le canne, che dà le canne ai pazienti, ma non è così. La canapa è un rimedio naturale che esiste da millenni, e questa giovane mamma trovava un grande beneficio da questo. Io sono stato presente a una perquisizione dello studio medico del dottor Nussbaumer da parte di 3 agenti di polizia col giubbotto antiproiettili senza mandato di perquisizione per sequestrare 5 boccette di olio di canapa per capire se magari contenevano 0,1% di THC in più per incastrarlo. Così funziona. Strizzatura! Io ho fatto un discorso di Milano, di voi c'era.